Anche se devo dire la verità, a onor del vero, qualcosa cominciano a avere, o no? Matteo Renzi, già ho fatto che mi su 80 euro in più in da busta paga, pure perché era quello che serviva. Ah, cioè, no, no. Quando c'è una sera, prima si accuccava, c'era i 11, allora, si tenesse 80 euro in più. Ma non 100, proprio 80, senza esagerare. C'è proprio una bella vita. Raccomando, chi ha pigliato, ma non è Mercedes, la villeggiatura, ha stipato qualcosa di creatura. Io volessi dire al nostro capo del governo, caro Matteo Renzi, gli italiani non hanno bisogno di 80 euro in più in da busta paga. Gli italiani vorrebbero semplicemente pagare il giusto, l'assicurazione alla macchina, la benzina, il bollo, tra luce, il gas, il telefono. Qualche tassa in meno e poi può pure pigliare 80 euro in da busta paga, se campa buono stesso. T'hanno luato pure lo svizzero di Giaputo. Ma con canna veniva, ma questo fatto era larga intesa, ne tu voglio. Ah, ci muore che siamo una famiglia, ma che ce ne fu? E vedi chi sta oramai in tuo Parlamento, trasano con l'auto blu e se ne esce una cena con il carri morto, all'addio. Ma buonanimi Andreotti, prima di chiudere l'occhio, quando ricetto l'ultimo desiderio, c'è sta stipata, me ne sai, che caso mai essere resuscitato, me ne torno a te. E allora io, ma a questo punto la devo dire tutta, perdonatemi. Azza, larghintesa, larghintesa, vuole tutto quanto bene. È l'unico che volevano far fuori era Silviucci. Per me che Silviucci ce la fa ancora, che fe. Dietro a noi che si trama a se ficchiare, che pulita che si. Che ci può fare Silviucci se ogni anno che passa diventa sempre più giù, un miracolato. Silviucci acchiappa certi metamorfosi, all'improvviso diventa un uaglioncino, pure in dei processi sta mi in difficoltà. Ma nata voto, i processi rubi, hanno spostato nata voto. Perché giustamente Silviucci ha detto al suo giudice che essi sapeva che Rubbi era minorenne. E te Rubbio vero, ma manchi sapeva che essi era maggiorenne. E stiamo perdendo solo te. E poi Silviucci da italiano c'aveva soddisfazione. Ce lo aveva pacca la faccia, specialmente all'estero. No, come chi si can. Stima tu Salem, ogni volta sudditi la Germania, ogni volta che vanno all'estero. Come vedere la Merkel, tutta lei qua. Salve signora Merkel. Volevamo farle vedere la posizione che l'Italia ha preso nei confronti della Germania. Questa è. Silviucci tu lo avevi pacca la faccia, ci hanno fatto vedere in televisione. Quando passava la Merkel faceva Angioli. La chiamavo culacchiona. Si è messa dietro apposta, siamo visti in dei mondi, si è fatto secca, è l'incubo di Silviucci però. È andata a casa. O Silviucci, o l'architetto, il coso sempre stesso. I denti. In Italia tutto crolla, l'economia ai minimi termini, l'unica cosa che va in rialzo sempre, proprio sempre, guardando la storia di questa nazione, sono i tassi. Non scendono mai, sempre in rialzo. Se quotassero in borsa ci sarà la fortuna e l'alta finanza. Ma fatto caso, pure i creatori non l'hanno capito. A Natale la mia figlia di 8 anni ha cercato la casa in bar, ha fatto 1000 pezzi, ha paura che c'era papà di muoio. No! E il Valentino Rossi, un motociclista, c'è il scopo di un che aveva piaciuto 20 milioni di euro in più. Papà, ma non lo c'è, c'è, a quando cazzo sei sicuro che non voglio comprare? Però, c'è qualcosa che non torna. Mamma, spugato sui politici. Ma c'è qualcosa che non torna. Eh sì, perché se noi vogliamo dare la colpa di questa crisi alla nostra politica e a chi ci governa, ma allora sapete a quando avevamo questa crisi? Mica arrivavamo. Non è che la prima repubblica non mangiavano, non mangiavano. Anzi, là, ma ricordate, c'era proprio il buffet.
arrivava il luogo, mi sono no, no, poi c'è un momento c'è la macchina, la bacia sta in seconda fino a un momento. E la bacia, allora un primo minuto, qua, ci sono mangiati loro. E buttava un'altra carica di un'altra. Non è che con la prima repubblica non avevano l'auto blu. Andreotti mi proprio a concessionare la foto. Come quando non voleva. Noi dicevo, quando attraversiamo una crisi economica, siamo sempre solo abituati a dare la colpa ai nostri politici. Specialmente i parlamentari che escono in televisione, che sono quelli che hanno più visibilità. Oh, quando escono in televisione, quando hai a stemma, che c'è un figlio. Ma no. E vorrei vedere. E pure, ancora, e pure. Agni di sotto noi. A boffrava. Sono andato a cantare tutto un maricino. Piace a fuoco, a buco. Là, Bersa, basta aiutare, Bersa a casa, non mangia più. Se però per un attimo noi allarghiamo il nostro orizzonte, la nostra veduta, non vediamo solo la mattonella di casa nostra, vediamo che ultimamente siamo venuti a sapere Cashbank è chiuso sotto ancora, a Grecia si è affussato, a Cipro chi aveva il conto arancio in banca all'improvviso l'ha trovato lui virtuale dopo un conto era un conto arancio, chi ha trovato, che sei? E mica in Spagna un papro guerra si chiamava Berlusconis, o in Grecia si chiamava Bersanopoulos. E allora qua dobbiamo tenere presente che al mondo esistono due tipi di economia, due, non una come pensavamo la maggior parte di noi fino ad oggi. Quella a cui apparteniamo la stragrande maggioranza di noi è l'economia reale, fatta di persone che amano di se scelte. Vanno a lavorare per produrre e guadagnare. Poi c'è un altro tipo di economia che appartiene a una ristrettissima minoranza della popolazione mondiale, quasi infinitesimale rispetto all'economia reale, e si chiama economia virtuale ed è quella dell'alta finanza, che la maggior parte delle volte lavora per distruggere. Altrimenti non ci spiegheremo com'è che spesso siamo venuti a sapere di aziende che sono chiuse sotto e coppe sono fallite. Allora noi pensavamo, ma no, ma l'amministratore delegato stanno scurticando, vai a fare chi lavora, assegni buoni, usciti 5, 6 milioni, re. E allora tu pensi, ma allora era voluto che chi si è affussato l'azienda? Era voluto, perché quando un'azienda fallisce, il più delle volte subentra un'altra azienda che si accatta a quattro soldi. E come si può far fallire l'economia di un'azienda? Si può far fallire tranquillamente l'economia di una nazione. È chiaro? Allora, se iniziamo a capire che questa crisi è stata voluta dall'alta finanza, uomo mese l'auto blu istruzzate e andiamo avanti. Chi appartiene? A qualcosa di strano che tutto voglio dire, la platea ha fatto l'applauso, urala e chi lo gruppa alla trenta se sa muoio. Chi va mandato a questa sera? Allora, chi appartiene all'alta finanza? Ma magari fosse rework, come gli amici. Se sai chi appartiene all'alta finanza, devono essere a voglia di vicino work, i tuccarizzoni. E dice, perdonami se fino ad oggi ci pensate che era tutta colpa tua, ma su a te massacravano che ho visto una... Sì, lo vede, il rattuso che ancora si sta dando di queste cose. È vero anche che pensavi a tutelare te stesso, ma tu a confronto a chi si cade? Si frate di padre picchia. Gli appartiene all'alta fine. Multinazionali farmaceutiche, multinazionali del petrolio, multinazionali delle armi, e in America vanno fuori, e le multinazionali delle armi lo sappiamo, in America producono dalla alabarda spaziale che lanciava colpe con questa intenzione fino alla pistola che doveva usare un mire sotto casa. In America funziona così, vai in salumerino, allora oggi una tranquillissima, io sono i tre lati,
E da pirre e dopo, che la scuola a fianco si è cominciata a dare fastidio. E ci fanno ambasciare di qualunque, ma tu puoi andare su un bocco. In America funziona così. Famiglie reali, ma non avevamo proprio idee. Alcune le conosciamo. Il re di Spagna che mo ha passato la palla a figlio. Noi lo conoscevamo perché nell'82, quando vincettimo il mondiale, lo facevamo a fianco a Pertini. Era pure un bello. Noi festeggiamo quel giorno, loro festeggiano sempre, tutta la vita. La regina d'Olanda. Amico mio, tu sapevi che in Olanda si va a regina? Sapevi che in Olanda si usa così show? La femmina in davatri. Ogni tanto organizzavi i compagni, gli affanno una semana all'andare, ci vicino a tua moglie, io vado a fare una partita di calcio. Io ho là una semana, facevo lì e di, tornavo a casa troppo una semana, dicevamo, non riusciamo a Parigià. Caluto una semana, buttava là. La regina d'Inghilterra, essa è gente immortale, la regina Elisabetta, 2 anni fa, a giugno, festeggiò i primi 70 anni sul trono. E quando la cristiana dice i primi 70, Zasaparo arriva. Ha avuto udienza con 11 presidenti americani. E sta tornando a un avo. O primo fu a Eisenhower, è morto 69. Oramai stanno i presidenti americani, quando vanno in udienza, la regina Elisabetta, pure un mese luglio, 40 gradi, stanno con il cappotto in culo. La mano adesso, piacere, regina, che la sinistra, sotto il cappotto, fammi tornare a pressare. I cuocchi secchi, te ne chiesi. Noi tra l'altro anche per quanto riguarda il famiglia reale ci siamo sempre a distinguere, perché quello che teniamo noi non è che come hanno un è proprio tutto contro i Savoi, teniamo pure paura di far tornare in Italia, paura che facevano tornare la monarchia, un paio di anni fa abbiamo fatto tornare, e qual è l'aspirazione? Un padre aiuta a puttana, un figlio aiuta a cantare a Sanre, e stessa aspirazione, un furtumare sotto casa mi tale qua, anche in quello ci siamo a distinguere. Mamma mia! Lobby di banchieri, economisti e gente dell'alta finanza come imprenditori potentissimi. Una di queste è il gruppo Bilderberg. Ma non avete proprio idee che stiamo parlando. Questo gruppo si riunisce ciclicamente, ok? E le riunioni che fanno non si viene a sapere che hanno parlato. Sono segretissime, nessuno lo può divulgare. Diciamo, ma saranno fatti di loro. Ebbene, però poi casualmente chi viene convocato a queste riunioni, dopo un po', tu trovi, non solo in politica, ma addirittura o come capo di guerra, o nei posti più importanti che comandano la tua nazione. È una casualità. A capo poi di queste lobby ci sono i grandi banchieri, le famiglie proprio, ma mangiami quando parlano i grandi banchieri, da c'è scicato, stiamo parlando di un direttore di banca tu, che ultimamente tutti non capi. E fino a quando le cose erano poche, a Natale ti regalava la gente la vede, e oggi non fai più niente, proprio cancellare la coppa alla gente. Parlamo dei mostri blu, Norimburg, famiglia di banchieri da generazioni che hanno sempre comandato il mondo. Morgan, Rockefeller, devo sentire Rockefeller, ma non mi smetta la fotografia in coppa internet, o puoi guardare, chiudi i risi con tutta la voce, avvia su Rock, pure che è una fotografia. Oh, Cristiano, era 98 anni, ma non parlo proprio, un mese fa avevo dato i biglietti per le Olimpiadi, lui mi l'ha finito, pensano un po', e tu giustamente, ho paura che non trovavo prima fine. I biglietti, perché poi adesso accompagnato, voglio una minorella, come faccio a essere lì? I Rossi, alla famiglia di banchieri, mamma Luca, mica stiamo a parlare. Ultimamente, addirittura alcune banche di Rockefeller si sono consociate con alcune banche di Rossi, che come a dire, in due valori, che gli Unicans fanno un gemellaggio, che la legione è straniera, e tutto, come mi sa, un valore che ha bandiera ancora per sé. E si è successo, la riamo. Eravamo in speranza. Queste persone, questi grandi banchieri, affermano continuamente, giorno per giorno, che nel mondo c'è bisogno di una forte crisi globale, perché in questo modo i governi delle nazioni si svuotano del loro potere e al comando Chanaib
banchieri, economisti e gente dell'alta finanza. Poi lo dichiara senza peli sulla lingua, quello è il loro interesse. Però se tu ci vai, c'è chi dice no, no, ma è per fare comunque il vostro interesse, mica quello delle banche. Che se a me di mano mi fanno ministrare cultura, io che faccio? Vado a fare l'interesse e ad gente. Se fanno ministrare cultura, ma è tutto, è obbligatorio. Quando è un biglietto, tre spettacoli, ma di nessuno è sede. Ma termina e creatura tenga la casa, chiaro? Questo lo fa capire di chi faranno e di chi stanno facendo gli interessi. Cosa hanno detto a noi? Troppo benessere. Ehi Mario, l'Italia ha bisogno di abbassare le pretese, è troppo benevole, io farò troppa per la vita. È per questo che dica la gente oggi sta capendo lì. Io vedo che gente che pensa, ma no, se non manca il tavolo, è solo a plage, o forno a micro, no signora mia, se non manca il tavolo, forno a micro, dai, se veniva prima. E che non è quello il motivo. Avevo uno che si cicina a Mario Monti. Oh ma se non ci stiamo per adesso, come faceva a fare la dichiarazione di 2 milioni di euro all'anno, la dichiarazione dei redditi? No, no. Se non ci stiamo per adesso, al massimo avevo fatto 20.000 euro. Quindi un benessere c'è stato prima per te. Altri addirittura che pensano. No, vabbè, ma noi ci siamo affussati. Col colpo di Silvio, bunga, boom. Cioè, è come a dire che si rimane mattina a Merkel, in Germania va a letto con tre uomini, l'economia della Germania crolla. E beh, si fosse vero, fu un po' primo che va a crollare. E allora il capo capiva non sa mia nafine, ci siamo ripassati un po' di storia contemporanea, però a modo nostro. Pure che ci facciamo noi risate, va bene, ma non come ce l'hanno spiegato loro. Perché che nessuno ancora si è mai chiesto come è che poi non è scoppiata una guerra alti dipende, come è che fino ad oggi, dopo la seconda guerra mondiale, è cambiato l'essere umano. Cioè, mi è diventato un angioletto. Ah, quando è nato l'uomo ha fatto in guerra, ma non faceva più. Hanno cambiato le armi. E allora si inventano armi nuove. Si chiamano euro, sprint, agenzie di reti, che tu che fai parte dell'economia reale, fai capire più di e voglio che fai conto mi arriva a fine mese, quando all'improvviso vedi ti giro l'economia, esci le fa. Allora oggi l'agenzia di reti ha declassato l'Italia da AAA ad A più. Mi sembra che succede, mangiamo più. Ho vedi la mogliere che sta cucinando, c'è allora più ancora buono. Siamo ancora lontano di campionati. Ho provato a scendere la vita, allora oggi l'agenzia di rating ha ulteriormente declassato l'Italia da più a BBB. Ma rimango a cagli chi non capisce. Cioè, come faccio a far capire a mio padre che tra poco la sua pensione può fare il giornale e che in America all'improvviso è crollato il Dow Jones. E cazzo capito, papà. Chi ne è da niente penso che lo frate Indiana Jones e dice, ma non ci vuole fare la maniata qui. Il problema qual è? È che da quel giorno in poi facciamo parte di una comunità europea con una moneta unica. Ecco ci metti, ma sta mal tua, a ma per lui dì. È stata solo la Banca Europea. E così da quel giorno in poi la Banca Europea ha cominciato a prestare urna. Piccola parentesi, un in due quartiere mio. Lo fa la stessa cosa, la via di quanta una bugia, perché non fa di capo anche europeo, inizia. E così, mentre una volta una banconota da 100.000 lire allo Stato italiano costava 20 centesimi, e riusciti i soldi per stampare la banconota, oggi 100 euro ci costa 100 euro più gli interessi. E allora costa 20 centesimi. E poi non hanno ancora rispettivo. Poi non sta pagando molto loro. E così, da quando dovevi far parte di una comunità europea che doveva far arricchire e far fare bella vita, che cosa è successo? Che facciamo parte di una comunità europea un po' strana. Dove stanno nazioni che stanno bene, come la Germania. Poi, sta una comunità europea. Nazioni un po' Portogallo, la Spagna,
noi. E poi stanno a salire animazione. Il prece è cibo, si scopre tutti. Uno tu, da suo pastore ogni tanto. Ma non c'è stato il dubbio, perché attenzione, chi presta danaro non ha intenzione che il debitore muore e si rapporterà in casa a da fatica con loro per tutta la vita. Questo è il gioco.